abbiamo indebolito ogni altro esercizio della città. Ed è così che il negozio di Barnyard è diventato la bottega di alimentari più importante dell'intera Poverty. Bene, grazie mille, signor Filthy. Volevo dire, signor Rich, per la stupenda storia che ci ha raccontato. E grazie di nuovo per aver preso parte alla giornata della famiglia. Ora vediamo chi porterà un parente come ospite alla giornata della famiglia di lunedì prossimo. Apple Bloom. Oh no, Miss Shirley! Lunedì è il giorno della raccolta delle Zeb Apples e Applejack e Big Macintosh saranno troppo occupati per venire qui. C'è qualche altro pony nella tua famiglia che potresti invitare? Miss Shirley, la mamma di Apple Bloom, Granny Smith, non farà la raccolta. Non potrebbe venire lei. Ma la nonna... no, non potrebbe... Ma è una splendida idea, Diamond Tiara. Apple Bloom, ti aspetto con tua nonna Granny Smith per lunedì. Buon fine settimana a tutte! Oh no, Granny Smith! Lunedì prossimo! Ecco, lo sapevo! Diventerò lo zimbello di tutta Poverty! Ah, mi dispiace, Apple Bloom. Te l'ho già detto, no? Non possiamo interrompere la raccolta per venire a scuola. Lo sai che succederebbe? Sì, lo so. Se passa la giornata, le Zeb Apples scompaiono dall'albero. Crusaders, troveremo un modo per rinviare la tua presentazione. Oh, già, ma come?